Ciao amici di extremadure.com e ben ritrovati da nuovi unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo mouse da gaming della Razer, parliamo del Viper. È un mouse da gaming che introduce tre interessanti caratteristiche che sono riportate anche sulla confezione, che come possiamo osservare mantiene sempre il classico design in stile Razer, quindi nero e verde, con la colorazione nero e verde. Dando uno sguardo più da vicino, le tre caratteristiche principali sono l'adozione di switch ottici per quanto riguarda i due tasti principali, il peso di soli 69 grammi, che è un grande traguardo per quanto riguarda i mouse da gaming della Razer, ed inoltre l'adozione del Razer SpeedFlex Cable, che è un cavo in treccia di tessuto molto flessibile e che i giocatori professionisti e non sicuramente apprezzeranno. Dotato anche di un sensore ottico 5G che in realtà è un classico PixArt PMW3389 da 16.000 dpi. Nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa che ci illustra le principali caratteristiche di questo nuovo mouse della Razer. Abbiamo 8 tasti programmabili, la possibilità di salvare i profili nella memoria onboard del mouse, e poi abbiamo già detto l'adozione di switch ottici 69 grammi per quanto riguarda il peso, il cavo SpeedFlex, il sensore 5G e così via. All'interno della confezione troveremo, come sempre in stile Razer, ringraziamenti per aver acquistato il prodotto, un manuale di istruzioni e un set di adesivi Razer Chroma. Infine troviamo il mouse stesso, che è il Razer Viper. Diamo uno sguardo più da vicino al mouse. Possiamo sicuramente già dire che il peso di soli 69 grammi è, si sente davvero, è un traguardo davvero interessante per quanto riguarda i mouse da gaming della Razer. Se confrontiamo questo modello magari al Mamba oppure a The Dadder Elite, l'ultimo modello presentato, o ad altri diciamo di fascia alta. Come possiamo osservare, è un design abbastanza particolare. Sicuramente non è il primo Viper dell'azienda, in quanto già qualche anno fa, precisamente agli albori dei mouse da gaming, Razer già presentò un Razer Viper con un design abbastanza simile. Ovviamente, per mantenere un po' il design al passo dei tempi, è stato modificato un po' l'ascella, un po' la scocca, con diciamo, separazione dei tasti principali, questo diciamo, intermezzo tra la scocca nel posteriore e i tasti appunto, principali. Abbiamo una superficie completamente rugosa, una colorazione interamente di colore nero. Non vediamo il logo della Razer, ma quando collegheremo il mouse al computer verrà rilevato dal Razer Synapse. Avremo la possibilità di regolare l'illuminazione del logo della Razer, quindi con un'illuminazione RGB. È un mouse ambidestro, possiamo vedere due tasti nella parte, nel lato di destra, due nel lato di sinistra. Dando uno sguardo più da vicino al lato, troviamo una superficie in gomma texturizzata per migliorare il grip. Le dimensioni sono ideali per una presa di tipo coclip oppure fingertip. La palm grip no, perché è un mouse, come possiamo osservare, abbastanza basso, ha una, diciamo, altezza relativamente bassa. Troviamo appunto due tasti laterali con un buon feedback, leggermente arretrati, ma non dovrebbero esserci problemi con le due prese citate. Nel lato di destra troviamo la stessa superficie gommata texturizzata, i due classici tasti. I due tasti principali, come dicevamo, sono dotati di switch ottici che ridurranno sicuramente il tempo di risposta una volta cliccata. Non troviamo un tasto per lo switch dei DPI che troviamo nella parte inferiore del mouse che adesso vedremo. Presente sempre una rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato in stile Razer. Mostriamo il mouse frontalmente. Nella parte inferiore troviamo un mouse fit abbastanza fine per quanto riguarda lo spessore, mentre uno più grande nella parte inferiore, quello fine nella parte superiore, scusatemi.
Nella parte centrale troviamo il sensore ottico 5G Razer 5G, come abbiamo detto, è un PixArt PMW3389 da 16.000 dpi, impostabili tramite il Razer Synapse 3, software di gestione, o tramite i profili switchabili tramite il tasto posto nella parte inferiore. Il cavo, come dicevamo, lo Speed Flex è rivestito in trecce di tessuto. È un cavo molto flessibile, come possiamo vedere, e il connettore USB non è placcato oro, ma troviamo questo inserto di colore verde come presente negli ultimi mouse dell'azienda Razer. Abbiamo il cappuccio, eventualmente volessimo trasportare il mouse e proteggere il connettore USB. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com dove troverete immagini dettagliate, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni circa questo nuovo interessantissimo mouse da gaming, almeno a una prima occhiata. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.